Ecco Paolo Mereghetti con il suo nuovo dizionario dei film. Bella, bella, Mereghetti. Sei bello come cazzo. Ecco invece due belli. Paul Newman e Robert Redford. Mick Mereghetti. Li ha usati a mo' di copertina. Salve, sono in gran forma, lo so. E in questa vigilia natalizia mi accanirò però su Paolo Mereghetti e il suo dizionario dei film 2014. Mereghetti ha sbagliato. Noi elevati danno la porta. Non possiamo rispettarlo. La mia barbetta è incolta e ben più alta della tua cultura, Paolo. Più che un giornalista, io non ti metterei neanche alla stregua del peggior giornalaio. Perché non c'è più rispetto neanche fra di noi, neanche fra di noi. Non c'è più contatto. Vero Paolo? E da me non riceverai più contanti. Auguri? No. Io ti sgrido, eppur ti benedico. Con la mano mancina, suo occhiolino ambidestro. E i capelli bagnati. D'uomo estremamente affascinante. Il prossimo anno vota il falotico, l'uomo che non deve chiedere mai. E ora fumerà. Perché adesso è già futuro. In questo mondo di duri. Io brucio Paolo. La sigaretta dopo di lei, lui, te. Sì, Paolo è un tipo da te. Un topo da biblioteca. Dopo, poi, l'accenderò. Anzi, appicchiamo il fuoco subito. Paolo ha avuto l'ardire anche di criticare Robert De Niro, quello del lato positivo che ha ottenuto una sacrosanta nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista.
in uno dei migliori film dell'anno. Come ti sei permesso, lurido bastardo? Ebbene, la disamina di Paolo e del suo scellerato dizionario. Io invece, in questo 24 dicembre, scendo dalle stelle, in quanto mangerò il Pandoro, poiché l'uomo ha dorato. E Beniamino, vostro odiato, forse amato, Gesù quando è nato. Solo il Dio sa, solo io so. Io, Dio, Padre Eterno, per tutti gli uomini di buona volontà, a leggere, come dice il detto e il regalo dato, l'uomo ha adorato. Nella notte di Natale è pen bagnato, scagliato a da monumento contro le vostre vuote zucche, in quanto se non è zuppa, è panettone. Il Merghetti 2014. Stelletta vuota della sua testa da riempir di pallini, o Caruccio Cariatide Paolino. Gesù nacque nella stalla, e tu invece cosa fai? Appioppi le stellette, ma ti sei dimenticato dell'asino e del bue, perfin di San Giuseppe. Merghetti dimentica, stronca. Oh sì, il Merghetti 2014, di mezza Friedkin. E Killer Joe. Io lo distruggo. Io, Paolo, ti brucio. Voglio allietarvi con questo racconto di Natale. Il Falotico e la sua banda di cinefili, per Natale appunto, hanno assediato Paolo Merghetti, bruciando il suo nuovo dizionario, partorente stroncature e critiche della Mutua. Ebbene, raccolgo i miei prediletti agli ordini del mio imperatorio, non confondere con imperatore imperativo, eppur ordinare. Voler mai disciplinato, perché dell'accademismo ce ne freghiamo in tribuna. Le platea mente in curva di chi noi non mentiamo mai, noi siamo sinceri e autentici, di chi si emoziona di cinema e non ne parla da trombone, per irretire i lettori nel pigliarli a balle e stellette. Merghetti, sì, crede che tutti gli spettatori siano degli imbecilli sfigati solo da bollette e che considerino
il congiuntivo. Quindi la settima arte come mero intrattenimento da ignorante? È lunga bruciatura alla sua presunzione. Raschiatelo di mani pulite. E devirate Paolo. Da tal scellerato credersi al di sopra della legge umana, umanistica. Paolo è un giudice troppo frettoloso ed io gli sarò assieme a voi, punitore biblico. Spedendolo nella fossa dei leoni, riducendolo come Boldi di Fratelli d'Italia. Perché merita solo che gli facciano il popò da faccione, appunto del cine. Appunto del cine panettone, vivente che è. Mereghetti e latte, e merce avariata. Buona della tarda fottuto in monitore perché al Corriere, dove siamo, lavora da giovane. Raccomandazione dilatatasi su pesanti pagine noiose del suo pessimo, pedante stile pur rilegato di finitura tanto sottile, a me ostile, che a sfogliare il suo manuale a mo' di breviarios granato, forza con le granate, si strappano i fogli. Per fortuna sia lodato, signore? No, l'editore ci ha avvantaggiati nell'opera di distruzione. Dell'ultima stagione, anzi delle ultime, che giudica appunto da ultimi filmetti. Snub. Stronca pressoché tutto, salvando solo un paio di capolavori che invece lo sono, non lo sono. Esempio, Hugo Cabret. Non è da quattro stellette, sì, è un meraviglioso omaggio al cinema, ma non possiamo ritenerlo, come si suol dire, assoluto. E io, Mereghetti, non l'assolvo per tale esagerazione, così come proporzionalmente annienta film anche maggiori nello sminuirli con sua cura delle minchiate, della minchia. Lei è un critico della minchia. Lei, per antonomasia, è il minuscolo. Cucitegli la bocca. Al massimo. Al minimo storico. Fategli il culo, cazzo, inculatelo! A Killer Joe, lei egregio, appioppa due stellettine. E al lato positivo, una e mezza. Non capisci un cazzo, ma non solo di cinema. Pisciategli in faccia. Della vita, vecchio barbogio delinquente, lei ha frainteso il senso. Sì, lei è il più grande criminale italiano. Peggio di Renato. Pozzetto, no, René. Balanzasca. Perché sta manipolando anche le giovini coscienze, sì, i moti mazziniani. Giovine Italia. Italia, Italia. Coscienze sul suo fronte retro di fotina, ammiccante pur furbetta. Lei è spicciola demagogia. Lei celebra solo i soldi della sua auto elettasi. Sì. Geografia del bel René, no, del bel a suoi pareri, piaceri indiscutibili, ma a me lei non piace. Lei è una merda.
Così si è scritto, così si è fatto. Così è. Stia zitto e impallidisca. E ora cerchiatelo. Di pallino vuoto. Sì, gettatelo in pasto al trash. Caro Merighetti, questa è l'ultima volta che io, falotico, acquistai, dunque non acquisterò il suo dizionario dei film. Perché sa chi è, cos'è il flop colossale? Lei lo è. Io modestamente lo nacqui. Come Totò, a Natale, il principe De Curtis. E io la stronco, la decurto. Evviva il genius. Evviva Gesù Cristo. E ora scambiatevi un segno di pace. E scambiamoci delle opinioni cinematografiche. Che siano giuste o sbagliate. De gustibus non disputandum est. E Ponzio Pilato ha sbagliato. Insomma, ha scambiato un santo per un criminale. Ha ribaltato le regole del mondo. Gesù mio.